Nelle belle terre di Veneto e Friuli, dove noi collochiamo la nostra scena, alcuni teatri di provincia cercano la rinascita. Dall'immobilità di questo ambiente ha preso vita un servizio, il cui obiettivo non è rinnovati spettacoli, ma crearvi intorno solide cornici. Questo è quanto in questo pitch vi presenteremo per 8 minuti. Ascoltate con orecchi i pazienti e noi ci sforzeremo di rimediare ai nostri difetti. I protagonisti della nostra storia sono lavoratori impegnati. Hanno un'età compresa tra i 30 e i 60 anni e amano dedicarsi alla loro comunità locale. Apprezzano le esperienze culturali, ma vivendo a ritmi frenetici non sempre riescono a partecipare agli spettacoli. Rispetto al teatro, hanno approcci comuni ma con tre sfumature particolari. Alcuni, che abbiamo chiamato tradizionali, cercano soprattutto un intrattenimento di valore. Altri, gli animali sociali, amano i momenti di condivisione e convivialità. Altri ancora, gli appassionati, preferiscono concentrarsi sui contenuti e sull'arricchimento che ne deriva. Ed è qui che entriamo in scena noi. Atto 0 seleziona alcuni spettacoli già in programmazione nei teatri del territorio e vi disegna attorno un'experience di approfondimento culturale. È un servizio che inizia ben prima dell'evento, con l'offerta di un pacchetto di contenuti extra digitali che accompagnano l'utente a una fruizione consapevole dell'opera. Sulla piattaforma online sono infatti disponibili per ogni spettacolo alcuni contenuti gratuiti che indirizzano l'utente alla scelta, come trailer e brevi recensioni, e un'offerta premium che approfondisce il tema dell'opera con interviste, curiosità dietro le quinte, accessi a film su piattaforme streaming come Netflix e Prime Video e molto altro. Atto Zero è anche esperienza dal vivo e si articola attorno a uno spettacolo principale e a uno di supporto, come per esempio una conferenza o una proiezione cinematografica. Il servizio mette a disposizione gli spazi del foyer del teatro, arricchiti con una piccola esperienza gastronomica, per creare un momento di convivialità e confronto, prima e dopo la visione. L'utente può acquistare un'esperienza su misura, costruendola come preferisce. Per farlo ha a disposizione i contenuti premium digitali del pacchetto Pocket Show e gli ingressi ai due spettacoli, comprensivi di Foyer Experience. Queste offerte ci permettono di raggiungere sia i clienti diretti di Atto Zero, sia quelli del teatro, che scoprono il nostro servizio come esperienza aggiuntiva a uno spettacolo di loro interesse. A differenza dei teatri tradizionali, noi siamo un evento itinerante scalabile che può agire senza il peso di una struttura fissa. A differenza di altri eventi culturali, noi non ci occupiamo della produzione di spettacoli, ma ci affianchiamo a programmazioni già pronte e possiamo quindi focalizzare le nostre risorse per costruire una cornice che ne esalti il contenuto. Noi, per primi, raccogliamo, selezioniamo e proponiamo contenuti di approfondimento su misura. Allora, facciamo un esempio. Immaginiamo che Marco abbia scaricato l'applicazione Atto Zero su consiglio di un amico. Curiosando nel calendario degli spettacoli, nota alcuni titoli che lo incuriosiscono e guardando i trailer ne sceglie uno. È un'opera di Pirandello, Il berretto a sonagli, di cui ha solo sentito parlare e che vorrebbe approfondire. A causa dei suoi numerosi impegni, sceglie di rinunciare alla conferenza di supporto, ma decide di acquistare il pacchetto digitale Pocket Show, di cui potrà fruire quando vuole. La serata dell'opera, dopo la visione, si ferma nel foyer del teatro con degli amici per assaggiare le specialità gastronomiche locali. Quando torna a casa, riceve una notifica che gli suggerisce gli ultimi contenuti multimediali che non aveva ancora visto e lo invita a valutare l'esperienza. Il nostro mercato di riferimento è piuttosto inelastico, poiché il teatro si colloca nell'immaginario degli utenti appassionati come un'esperienza di valore, per cui sono ancora disposti a spendere. Nonostante ciò, le persone interessate a questo tipo di intrattenimento sono sempre meno. Uno dei motivi è la comunicazione poco accattivante di queste imprese. L'idea diffusa del teatro come un luogo elitario è lo stereotipo su cui Atto Zero vuole intervenire.
In un tipo di impresa in cui i ricavi dipendono quasi esclusivamente dalla variabile della quantità di pubblico, Atto Zero si inserisce per fidelizzare al teatro il maggior numero possibile di utenti. Un'ulteriore debolezza del sistema è la mancata valorizzazione degli spazi fisici. Nonostante siano luoghi culturalmente rilevanti, non riescono a favorire momenti di socialità. Il nostro servizio ridà vita ai foyer, offrendo agli utenti un luogo caratteristico in cui scambiarsi riflessioni, accompagnati da un'esperienza gastronomica legata al territorio. Atto Zero collabora infatti con le realtà locali per proporre un assaggio dei loro prodotti a tema con il luogo e lo spettacolo. Ci inseriamo in un'arena competitiva di teatri tradizionali ed eventi culturali che concentrano le proprie energie sull'organizzazione di un calendario di spettacoli in luoghi dagli alti costi di gestione. Per puntare alla creazione di una comunità locale, il nostro strategic shift consiste nell'azzeramento di queste spese e l'introduzione di format di eventi temporanei. La nostra caratteristica distintiva è la preparazione dell'utente allo spettacolo. Ci posizioniamo nell'immaginario degli utenti come un evento itinerante che costruisce un intorno al teatro con modalità fisica e digitale. Come le guide dei musei, prendiamo per mano l'utente e lo accompagniamo lungo tutte le fasi dello spettacolo. Comunichiamo quindi con i nostri clienti in modo diretto e amichevole, pur restando coerenti con l'ambiente raffinato in cui ci inseriamo. Non ci sostituiamo all'immagine dei teatri, ma ci affianchiamo a loro sullo stesso piano. Siamo flessibili per adattarci ad ogni collaborazione, rimanendo però sempre riconoscibili. Atto Zero crea un nuovo modo di avvicinarsi al teatro, più sociale, più consapevole, più significativo. Crediamo nella fondamentale importanza di risaltare il valore delle opere, perché ogni quadro ha bisogno di una bella cornice. Grazie.